Salve a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, siamo all'undicesimo episodio e il titolo è Il covo dei mercenari. Come vi avevo già detto nell'episodio precedente avrei lasciato la puntata qui dove l'avete lasciata, dove l'ho ripresa. Siamo quasi vicini al covo. Tuttora siamo entrati in questa caverna per andare a liberare Sam, che è stata rapita da questi mercenari. So che volete evadere dall'isola, ma per riuscirci dovremo liberare la nostra regina. Lei è prigioniera come noi. Se la libereremo, saremo tutti liberi. Questa donna ha un vincolo di sangue con l'isola. Che sia la chiave? Sarà la prova del fuoco a rivelarcelo, amico. Tu che sei la prima e l'ultima, parlaci adesso! Ho ucciso nostro fratello! E ora ucciderò te! Questa è per Vladimir, puttana! Basta così! Dimitri, Nikolai, ora portatela qui. Ogni creatura vivente lotta con tutte le sue forze per sopravvivere. Non credere che non ti capisca, ragazza. Solo che io lotto da molto più tempo di te. Dobbiamo prepararci, fratelli! La nostra regina ci sta per parlare! Parlaci, amico! Parlaci attraverso le fiamme! Mi dispiace tanto! Guardami, guardami, ok? E a quanto pare, ragazzi, il nemico non vuole che muoia Sam. Lei è la prescelta. Presto, fratelli! Saremo rigenerati! Sì, dal buco del culo, però. Hai finito di lottare, creatura. No, era tutte scuse. Dovevo riposarmi, vedi? Beh, ragazzi, seguitemi. Che bagno di sangue. Non vedo il cadavere. Non può essere sopravvissuta. Andiamo laggiù. Forza. Ragazzi, se si butta Blade qui ci va a nozze. Blade, parlo del film dei vampiri, che è un cacciatore di vampiri ed è lui è un vampiro. Ha fatto diverse serie. Blade 1, Blade 2, anche Blade 3 e Trinity. Naturale. Molto instabile. Però della parte che parlo, che va, ci va il genio, è in pratica del Blade 1, quando
gli serve un po' di sangue per combattere, si butta dentro a un lago di sangue. No, scusate, non è Blade 1, Blade 2, scusate. Si butta in un bagno di sangue. Scusate, si fa un bagno di sangue. E così ho detto. In quel piccolo laghetto Blade ci sciala. Noi in pratica, ragazzi, dovremmo, mentre seguiamo la strada, dovremmo trovare la sala del trono. In pratica. Ogni nuovo Cioè, in fratello riceve una teoria. mansione. Mazza, oggi sto mischiando tutto e di più. Scusatemi, ragazzi. Come voi sapete, ieri era sabato, quindi la domenica è sempre molto più Perdi faticoso troppo. passare la giornata E spera di morire presto. tranquilli e senza confondersi, No. È orribile. perché ancora siamo ancora con con la serata di ieri, stiamo ancora. Allora. Ok, noi dovremmo passare di lì. Però prima voglio dare una controllata se c'è munizioni, qualcosa. Anche degli oggetti secondari, così. Affettamento. Allora. Qualsiasi cosa, per favore. Se lo potevo dare, te lo davo tranquillamente. Ammazza, che è un manicomio sotto una montagna. Dovevo passare qua, ma prima dovevo rifornirmi con un po' di cose. So questo posto, come faccio a stare in piedi? Vado a sistemare la valvola nella fossa. Sei rotta, la lasciamo al prossimo turno? Ehi, non metterci troppo. Voglio finire la partita. Sì. E se i miscredenti capissero come infiammare quella roba? Ok. Cazzo, ok. Odio quel posto. Senti, vado io. Tu resta qui. Grazie, fratello.
ti faccio pisciare in pace. Muori. To. Allora, che qua non c'era qualcosa, infatti. Caverne geotermiche. E sta attento, così muovi tutto. Calmati, tanto perdi lo stesso. Cazzo, di nuovo. Ci penso io. Ah, posto. A dama, ragazzi, Alice, stavano giocando. Allora, com'è qui il modo per passare avanti? Oh, è pieno di trabocchetti, oh. Allora, lì c'è la roba che si intossica. Qua, eccolo. Adesso gli sparo, vediamo che succede. Se risolve che cosa. Vediamo. Nada de nada. Allora, vediamo più avanti. Vediamo un po'. Proppiamo sa manovella. Ok. Mazzi in bocca che arriva sto fumo. Oh, perfetto. Ma non mi piace quando le cose vengono genuine. Andiamo, possiamo leggere cosa? No, niente. Andiamo. Andiamo, Lara, andiamo! Andiamo a liberare la tua amica. Intellettuale. Cazzo, dimenticavo il tanfo. Tutto tranquillo. Dubito sia qui. Allora, ce ne andiamo? Meglio essere sicuri. Controlliamo la fossa. Ehi! Che succede laggiù? Ehi, ci ha mandati Nicolai. Ce l'ha ordinato lui. Ok, ce l'hanno detto dei tutori, non lui di persona. Vuole uno dei prigionieri, l'ultimo arrivato. Va bene, vengo con voi. Poi lo porteremo da Nicolai insieme. Oh, certo, certo. Eh? Addio, ragazzi. Ora vi faccio saltare in aria. Quando mi dispiace. Ah, che brutta. Che brutta morte. Andiamo, Lara, andiamo. Come infilza. Noi siamo i tuoi figli. Attendiamo il giorno. Sì, il giorno della morte. Ora siete solari, fratelli. Innalzate la vostra voce in lode della regina del sole. Ecco cosa ne pensa la regina del sole di voi. Che dovete morire tutti.
che sia di inizio Settecento. I ventagli di seta neri venivano usati nei riti funebri dei più... Bene ragazzi, ora dovrei trovare una via d'uscita, quindi il dodicesimo episodio lo inizierò da qui, vi farò vedere dov'è che uscirò. E questo episodio finisce qui, se vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete e noi ci vediamo al dodicesimo episodio. Ciao ragazzi, ciao!